Sono Livia Tripiciano di Hot Corn. Inizio con chiedervi, Edoardo e Enrico, il soggetto è firmato da entrambi. Mi potete raccontare come è nato? Chi? Tutti e due, insomma, ma io, ci conosciamo da tanto, siamo amici e tutto quanto, poi quindi oltre a stimarlo come autore e regista c'è in più questo affetto. E lui mi aveva contattato, ci siamo conosciuti per il suo primo film ho presa larga, dice, però è partito da una foto, tipo a me sempre mette, vabbè, non per fare paragoni azzardati, però tipo scuola, visto quando che ne so, se c'eravamo tanto amati, è partito dal tuffo di Gassman, no? E quindi c'ho avuto questa immagine che mo non si può dire perché spoiler, perché comunque è una roba un po' che fa parte di una parte importante del film, quindi non è che uno. E quindi lui le è piaciuta e l'ha sposato l'idea e l'ha sviluppata. E quindi vediamo che cosa è uscito fuori. Sembra che sia un bel film. E lo devo ancora vedere, lo vedo oggi pomeriggio col pubblico. Sì, a me mi ha colpito molto questa cosa che lui mi ha raccontato, perché toccava una voglia che avevo in quel momento, cioè di approfondire e raccontare il rapporto tra un figlio e una madre, che per me è stato un rapporto pienissimo, diciamo, fondamentale nella mia vita, e che in quel momento, che venivo da un film in cui cercavo una figura paterna, invece paradossalmente era sorto questo desiderio. Quindi questa immagine che lui mi ha raccontato mi ha colpito. Poi il film, negli anni, scrivendolo, è diventato tanto altro. Appunto, questo rapporto madre-figlio è cresciuto, è diventato un rapporto vivo nel film, e anche grazie chiaramente a Margherita e all'immagine che io mi sono fatto della madre su Margherita anche prima di conoscerla. E per me, ecco, il desiderio era raccontare questa dinamica complessa, cercando di sottrarla un po' al giudizio, no? Cioè, con uno sguardo morale sui sentimenti che non volesse schiacciarli su questo è un rapporto oppressivo, disfunzionale, no? Ma che tenesse insieme due dimensioni, quella anche violenta e, diciamo, e magari opprimente, e quella piena di vita, di emozioni, no? Che riempie l'esistenza di questi due personaggi e che ne fa anche la felicità a tratti, ma in fondo la felicità per chiunque esiste semmai soltanto a tratti. Per cui era questo che mi premeva raccontare, che avevo voglia di raccontare. E voi due come avete costruito questi due personaggi? Alla fine c'è il fulcro proprio del film, no? Ruota attorno a questo rapporto. Come è stato lavorare insieme? Per me è un'esperienza magica, perché all'inizio io avevo molta paura per la lingua, e perché io non conoscevo lui. Io lo avevo visto in fotografie, e l'ho visto molto, molto potente, molto alto. Io pensavo, no, ma io, ma perché? Ma vorrei io, non posso, io non posso fare. Ma perché hai visto Dogman, forse? No, avevi visto. Anche ho visto Dogman. Quello ti metto paura, sì. Ma sì, non so. Ma io non posso fare la madre di questo uomo così forte, e io devo essere la forte, e lui un po' più fragile. Io non posso fare questo. No, sono 10 volte di più. Sì, ma dopo, con l'aiuto di Enrico, il tuo, certamente, abbiamo riuscito. Credo, non sé, non lo so ancora, ma è stato anche un vero piacere lavorare con Edoardo. Non l'abbiamo visto il film, eh? Bueno, ma per me già sta bene, già ha sido un premio grande. Enrico, tu torni con un premio già vinto qui a Venezia per il terzo tempo, che effetto fa tornare qui? È un po' un déjà vu, un po' tante cose sono cambiate, chiaramente sono cambiato in una certa misura io. Torno con un film verso il quale ho un sentimento molto diverso. Io avevo molta voglia, appunto, come ti dicevo prima, di fare un film estremamente personale,
anche perché il primo film non lo era stato e anche se qui era andato molto bene, la sensazione, diciamo, non era stato percepito secondo me fino in fondo per quello che era, c'è un film nato su, anche su commissione, che poi avevo, sul quale mi ero gettato come sempre, no? Con la massima passione possibile, però la mia, il desiderio era tornare qui con qualcosa che veramente mi appartenesse in modo totale, quindi esserci riuscito, aver convinto intanto la selezione del festival è un po' per me, insomma, è stato un regalo della vita, ecco. E adesso quello che auguro al film è di viaggiare. Vabbè, era pure facile quest'anno, la media era molto bassa. Sì, esatto. Ho preso un anno dove c'erano pochi film italiani, quindi ci siamo infilati così facilmente. Grazie, bella chiusura, grazie no? Grazie.